Nei giorni scorsi si è scatenato il putiferio su internet per le indiscrezioni su The Last of Us Parte 2. È stato spoilerato completamente il finale del più atteso sequel in esclusiva Sony, prodotto da Naughty Dog. Prima di entrare nei dettagli, vi voglio avvisare che in questo video non ci sarà nessuno spoiler e che io stessa ho deciso di non rovinarmi la sorpresa per questo titolo tanto atteso. Spero che queste nuove tipologie di video, puramente informative, vi piacciono e vi invito ad iscrivervi al canale Twitch Streaming Game e YouTube per non perdere le nostre live di ogni giorno. A quanto pare, un dipendente scontento di Naughty Dog ha deciso di creare danno alla sua azienda, spifferando per la rete queste indiscrezioni particolarmente rilevanti sul finale dell'attesissimo secondo capitolo di The Last of Us. Per quanto sia comprensibile capire le possibili motivazioni dell'impiegato, questo non giustifica affatto i suoi comportamenti. La Sony, però, ha deciso di calmare le acque mediante un post sul suo blog ufficiale, dove annuncia la data di uscita di The Last of Us Parte 2, fissata adesso per il 19 giugno 2020, quindi solo a 20 giorni di ritardo dalla data originaria. Nonostante questo putiferio, è una notizia che ci lascia molto sorpresi e felici. E voi che ne pensate? Avete visto i video incriminati? Che ne pensate del comportamento del dipendente di Naughty Dog? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Un saluto da Slimy Gamer.